How's your money feeling? It's about to feel happier with a certificate from Happy Money's partner, Michigan State University Federal Credit Union. Elevate and increase your savings with 18-month terms and only a $500 minimum. And the happiest part? MSU FCU certificates yield 4.5% APY annual percentage yield. Now that's a happier side of money. Elevate your savings. Go to happymoney.com/MSUFCU. That's MSUFCU. Funds insured up to $250,000 by NCUA. The APY is accurate as of the 12/1/2023 dividend declaration date. Early withdrawal penalties do apply. Fees may reduce earnings on the account. Any monthly withdrawals or transfers reduce earnings. Pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, iniziamo oggi con una notizia di questi ultimi giorni. L'antitrust ha elevato una sanzione di oltre 10 milioni di euro contro il gruppo CTS Eventi Time Ticket One, insomma contro Ticket One, per abuso di posizione dominante. Secondo l'autorità, infatti, il gruppo che opera nel mercato italiano della vendita di biglietti per i concerti di musica leggera attraverso Ticket One ha messo in pratica una complessa strategia abusiva, si legge nelle motivazioni, di carattere escludente, che ha precluso agli operatori di ticketing, insomma di vendita biglietti, concorrenti, la possibilità di vendere con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi live di musica leggera. L'antitrust insomma ha notato che la strategia di Ticket One si è articolata in una serie di condotte che sono iniziate addirittura nel 2013 e che sono ancora in corso e che consistono nella stipula di contratti in esclusiva con alcuni produttori e organizzatori di concerti, nelle acquisizioni dei promoter nazionali da Alessandro e Galli, Friends and Partners, Vertigo e Vivo Concerti, nell'imposizione dell'esclusiva sui promoter locali e nella stipula di accordi commerciali con gli operatori di ticketing che sono magari di dimensioni un po' più piccoli o locali, oppure ancora in comportamenti che sono di ritorsione, di boicottaggio nei confronti di alcuni gruppi come Zed, anche per escludere dal mercato rilevante altri concorrenti, come per esempio Ticketmaster, che è appunto un nuovo operatore che vende biglietti per eventi live. Insomma, multa e anche molto pesante a Ticket One. Si parla di concerti e intanto c'è chi intraprende proprio azioni legali contro il divieto di tenere concerti. Si tratta in questo caso di un artista non italiano, andiamo infatti in Irlanda, lui è Van Morrison, che ha in programma di lanciare una vera e propria sfida legale contro le normative che vietano la musica dal vivo in luoghi al coperto nell'Irlanda del Nord, a causa ovviamente delle norme anti-Covid. Sarah Symington, un avvocato dello studio che rappresenta Morrison, ha confermato che il cantante ha avviato un'azione legale il 12 gennaio scorso. Ha presentato una lettera di protocollo, in buona sostanza un esposto, al Dipartimento della Salute contestando il divieto totale di musica dal vivo e quindi dando un lasso di tempo di circa 3 settimane per rispondere. Una lettera che non è un documento ufficiale, però fornisce alle parti l'opportunità di capire anche come muoversi e anche potenzialmente di risolvere la questione prima di arrivare a un vero e proprio contenzioso in tribunale. Secondo l'avvocato Symington, se il Dipartimento della Salute non dovesse rispondere comunque entro 21 giorni, sarà avviato immediatamente un procedimento presso l'Alta Corte. Dunque un'azione decisa e volta contro il proprio paese, per l'artista, per Van Morrison, lui nato a Belfast nel 1945. E che al suo paese ha dedicato diverse canzoni, come per esempio Celtic New Year, che abbiamo scelto oggi per concludere questa puntata un po' diversa. Una splendida ballata, in questo caso con chitarra acustica e voce in primo piano, uscita nel 2005 come singolo contenuto nell'album Magic Time. E allora vi lasciamo a questo Magic Time, a questo momento magico in compagnia della musica, quella che non tramonta mai, proprio come in questo caso. How's your money feeling? It's about to feel happier with a certificate from Happy Money's partner, Michigan State University Federal Credit Union.
Elevate and increase your savings with 18-month terms and only a $500 minimum. And the happiest part? MSU FCU certificates yield 4.5% APY annual percentage yield. Now that's a happier side of money. Elevate your savings. Go to happymoney.com/MSUFCU. That's MSUFCU. Funds insured up to $250,000 by NCUA. The APY is accurate as of the 12/1/2023 dividend declaration date. Early withdrawal penalties do apply. Fees may reduce earnings on the account. Any monthly withdrawals or transfers reduce earnings. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.